Ciao amici, ancora una volta con questa bellissima giornata abbiamo voluto ritornare nell'entroterra genovese. Siamo a 30 km da Genova, siamo vicinissimi a Toriglia, siamo appunto nel bivio che porta a Toriglia o verso Montoggio Casella. Quindi una bellissima escursione da farsi sia col pick-up sia con la moto. E naturalmente chi è del luogo avrà riconosciuto il posto, quindi siamo davanti alla chiesa appunto di San Giacomo, una volta parrocchia. In questo preciso momento siamo soli, quindi possiamo iniziare il nostro video a presentare quanto è in titolo. Oggi vorrei spiegarvi, per quello che serve sul pick-up, quelli che sono gli attrezzi e gli accessori. Certamente per l'uso del pick-up, quindi se è un pick-up per il lavoro o per i nostri viaggi. Certamente che se per il lavoro, beh, strettamente gli attrezzi e gli accessori sono strettamente legati al tipo di lavoro che uno fa, se è un edile, se è un elettricista, se è un idraulico, o magari ha campagna o boschi, quindi da trattare, quindi il discorso degli alberi, il taglio della legna e così via. Però quello che vorrei parlarvi di più è l'accessorio per quanto riguarda quelli che è il discorso dei viaggi, per quanto riguarda i viaggi. Anche qui per i viaggi bisogna fare un distinguo, perché se parliamo di viaggi impegnativi, avventurosi, off-road, uso safari, oppure in estremo nord, quindi mezzo neve, ghiacci e così, occorrono accessori particolari, attrezzature particolari, e anche il pick-up per se stesso dovrebbe essere trattato in modo opportuno, magari con l'ausilio di cerchioni e copertoni in un certo modo, e pneumatici in un certo modo, e magari anche munito di snorkel per l'attraversamento di fiumi o altro che, quindi anche il pick-up deve avere un suo trattamento. Ma nel nostro caso, che trattiamo appunto le cellule abitative, vorrei farvi informarvi e farvi vedere quelle che sono le attrezzature di base per quanto riguarda un'attenzione, ecco, la tranquillità di fare un viaggio con la propria cellula, col proprio pick-up e avere il minimo necessario per quanto avere una certa sicurezza. Bene, ecco un consiglio prima di tutto. Prima di partire, magari è il mezzo che usate per il lavoro o il mezzo che usate per la vicinanza in città o fuori città, e quindi prima di intraprendere una vacanza, un viaggio, controllate sempre il vostro mezzo. Il vostro mezzo, controlli che potete fare voi direttamente se avete una certa conoscenza, o nel dubbio fate controllare il mezzo dal vostro meccanico di fiducia. Ecco, quindi partire tranquilli. Bene, partiamo con quello che è l'attrezzatura in accessorio, attrezzi e accessori. Nel nostro caso, in questo modello qua, possiamo far conto di uno spazio che è ricavato nella parte posteriore dello schienale. È vero, si vedono tanti pick-up con un box installato dentro il cassone. Noi non lo possiamo fare perché montando la cellula, quindi non possiamo portare il cassone. Certamente con questo box ripostiglio, diciamo così, rimessaggio, abbiamo più spazio, però poi con l'arrivo della cellula non possiamo più ospitare la cellula per l'ingombro di questo box. Allora, come abbiamo detto, su questo modello, sull'L200, c'è la disponibilità tramite lo schienale di avere una possibilità di stivare quelli che sono i vari accessori e attrezzi. Da uno all'altro possiamo partire, tanto li possiamo elencare tutti quanti. Quindi avremo quello che è un kit di pronto soccorso. Questo è indispensabile, è una cosa che si hanno anche nelle auto, quindi figuriamoci su un mezzo come il pick-up.
anche se nella cellula abitativa possiamo sempre tenere un ulteriore kit di pronto soccorso. Abbiamo quindi questo per fare un po' di spazio, una sacca contenente attrezzi di vario genere, quindi andiamo da quelli che sono le chiavi di varie misure, martelli. Bene, allora riepilogando, abbiamo steso sul telone che ci serve appunto per le protezioni varie, a montaggio delle catene e altre cose come abbiamo detto, quindi set di chiavi, martello, seghetto, pinze, chiave inglese, chiavi a stella, chiavi aperte, scusate, chiavi a tubo, tronchesi, la parte elettrica, due golfari in più non guastano mai, tester, bulloneria varia, set di chiavi a bussola, quindi fascette, lampadine, nastro adesivo e filo vario. Ecco, quindi diciamo questo dovrebbe essere il minimo indispensabile per quanto garantirsi una, diciamo così, una certa sicurezza di primo intervento, se vogliamo dire. Ecco, quindi molto importante la cura degli attrezzi e averli sempre a disposizione, non dimenticarli mai a casa. Poi abbiamo un consiglio che do sempre, perché non si sa mai dove si va a arrivare, una tanca di gasolio, deve essere un prodotto certificato per ospitare il gasolio, quindi una tanca almeno di 5 litri di gasolio e molto importanti quelli che sono eventuali cinghie a cricchetto. Io qui ne ho un paio, ma se, una terza non guasterebbe. Altra cosa, abbiamo la fune, una strop che dà la portata di diverse tonnellate, perché potremo trainare o essere trainati, quindi è importante avere una fune capace, quindi da potersi agganciare sulla parte anteriore, sulla parte posteriore, per essere trainati o essere tirati fuori da qualche impaccio o a sua volta noi soccorrere qualcheduno. Naturalmente con i vari grilletti, che è sempre meglio averne qualcuno in più che qualcuno in meno, magari qualcuno si perde, rimpiazzare subito è molto importante, anche perché con la forza del, diciamo, di una buona fune, di una strop e la potenza del, diciamo così, del pick up, insomma qualche problema andiamo a risolvere. In abbinamento a questo possiamo mettere anche una buona corda. E dov'è? La corda cioè è nel cassone, non ti fidi? Vorrei vederla. Allora vediamo la corda, visto che possiamo non mettere tutto dietro il cassone. Ecco qua, abbiamo una corda anche questa di una certa dimensione, una certa lunghezza, io l'ho avvolta sui golfari che vanno a reggere a sua volta l'ancoraggio della cellula, almeno lì non disturba e così via. E quindi una corda che potrebbe servire a sua volta anche per un eventuale traino o magari fissare quelli che sono volumi di carico sullo stesso pick up, viene sempre bene. Quindi una corda così lì al suo posto va benissimo. Altra cosa importante, vi faccio vedere da questa parte, è una coppia di cavi, elettrici, direi di buon amperaggio e di buona lunghezza,
potremmo aver bisogno noi che qualcuno possa farci ponte per l'avviamento del mezzo, a sua volta noi dar corrente ad altri per l'avviamento degli altri mezzi che sono rimasti in panne. Quindi io penso che questo sia un articolo molto molto importante che dovremmo avere sempre tutti, anche nelle macchine normali, tutto sommato. Ora vabbè, uno che vive in città, che sta in città, insomma, ma già allontanarsi dalla città magari ci si può trovare in certe situazioni dove insomma una coppia di cavi elettrici è cosa non da poco. Altro argomento indispensabile per chi ha un off-road è il badile tattico. Quindi abbiamo un badile, questo per me è storico perché ha diversi anni e come avete visto da un mio filmato in Trentino ne ho fatto buon uso, perché avevamo la neve praticamente che arrivava a mezza ruota e montare le catene con già la neve a mezza ruota non era possibile. Quindi l'uso del badile è stato a dir poco miracoloso. Quindi a doppio uso, anche come piccone, molto molto importante questo attrezzo. Altro argomento che faccio vedere a Tony è il martinetto, che è fissato, che è quello che viene dato in dotazione al mezzo. Un martinetto che serve perché sui pick-up, visto il peso, viene fornito un martinetto con relativa asta per poter alzare e non un crick, perché qui parliamo sempre di 2 tonnellate a vuoto. Immaginiamo poi se abbiamo tutto un carico sopra, quindi il martinetto serve. Anzi, direi, in certi casi avere un martinetto in più non è cattiva cosa. Molto importante questo. Passiamo ad altro accessorio. Ecco, una cosa che sempre non deve mai mancare, non tanto il caschetto, questo magari per chi va a tagliare la legna in campagna, io lo porto sempre con me perché avendo la casa in campagna, insomma, ho già potuto provare cosa significa non averlo. Allora, prima prende la bastonata e poi dice metto il caschetto. Lo stesso è successo con, mi ricordo, con gli sci. Alla prima testata ho detto è meglio mettere il caschetto, meno male che posso raccontarlo e così via. Vi assicuro che quando vado in moto io ho sempre il mio casco integrale. Altra cosa importante, i guanti da lavoro, perché lavorare con la neve, magari, o col ghiaccio o in certe situazioni a mani nude sempre bello non è. E ripeto che non serve solo d'inverno le catene. Portiamo sempre le catene, perché le catene non servono solo d'inverno, anche d'estate. Chi fa off-road lo sa benissimo, vengono usate anche per tirarsi fuori d'impaccio in qualche posto, in qualche fangaia per esempio, quindi sono molto importanti. In questo caso Koenig, senza dirlo, è implicito. E è in accessorio insieme alle catene, ma non tanto per il discorso di montare un telone. Io consiglio un telo impermeabile, un 4x4 metri, che non è tanto per l'uso nel momento opportuno di poter, quando è il momento di montare le catene, ma io dovrei sdraiarmi, non so, capita di doversi sdraiare sotto, di infilarsi sotto il pick up per, non so, liberare di qualcosa che si è infilato, fare un'ispezione o qualcosa. E francamente, se magari per di più il terreno è bagnato o altro, insomma, avere un telone di protezione è meglio. Oppure posso usare lo stesso telone per proteggere delle cose, dei prodotti che io ho messo sul cassone, o in quel momento magari piove, devo lavorare fuori e mi serve come telo per proteggermi dalla pioggia. Quindi come si dice, cercare di utilizzare al meglio quello che si ha. Qui c'è un altro argomento, ma è un po' ortodosso, praticamente è il classico bastone detto da funghi,
o per altri usi magari meno, insomma, più ortodossi, anche se una volta mi è capitato di dover allontanare un cavo elettrico e francamente non c'è niente come il bastone, insomma un legno, per poter fare questo. Mi è capitato questo e da allora per diversi usi nel pick up non sfigura un bel bastone di legno della natura che ci offre, né? Averlo in macchina. Altra cosa, altro accessorio per chi fa i viaggi, oltre almeno un piccolo binocolo portatile, non è di lunga gittata, però serve almeno per capire se in quel punto c'è una persona, un animale o qualcos'altro, magari un pericolo imminente in quel momento lì, diciamo, può venire bene anche un binocolo anche di piccole dimensioni. Quindi la torcia, una torcia impermeabile possibilmente, un'altra torcia che abbiamo per la diciamo così, per avere le mani libere mentre si lavora, eh? Questo è il classico da caschetto o meno, ecco, quindi una torcia in questo modo. Io porto il metro per, questo è un 8 metri, per motivi di, diciamo così, di lavoro, per motivi di lavoro, ma in certi casi è servito anche per, purtroppo ho dovuto assistere a una discordia di un problema, di un incidente, che okay, e ho potuto fotografare, diciamo, la situazione dando una certa dimensione, una certa distanza tra i due mezzi. Bussola. Ora sembra ridicolo, no, parlare di bussola. Questo è un prodotto che a volte in certi mezzi off-road è integrata nel clinometro, Ora mi dirai, ma vai a fare un viaggio, magari vai da qui nel Trentino o viceversa, cosa serve avere una bussola? In realtà una bussola, per di più detta così analogica, cioè non è elettrica, quindi possiamo fare a meno della corrente, è sempre utile. Non è sempre magari possibile orientarsi su quale strada è più a nord, più a sud, così può essere banale, male non fa, abbiamo una bussola. Altro argomento interessante sono le luci, oltre quelle che vi ho fatto vedere dalla torcia, diciamo così, personale a caschetto oppure quella manuale, e avere una torcia detta articolata, che io vado a inserire nel mio attacco predisposto per l'attacco, diciamo, accendisigari, e naturalmente posso andare non solo a illuminare quello che è intorno a me, ma a illuminare eventuali situazioni che magari possono accadere in quel momento. Oltre a considerare che è un alogeno in questo caso, perché è un tipo un po' vecchiotto, quindi però già anche fosse LED, sono quelle che hanno una gittata anche molto lunga, quindi è buona cosa avere un prodotto del genere. Ultima cosa, l'inverter. Inverter perché non sempre tutto quanto va a 12 volt, quindi avere un inverter che vi possa dare un'uscita diciamo di magari di 500, 600, 1000 watt è molto importante. È vero che nella cellula potremo avere anche un gruppo elettrogeno, però in assenza del gruppo elettrogeno, tramite la parte, diciamo così, dell'accendisigari o la batteria stessa del pick up e l'inverter, posso usufruire ad avere la monofase a 220 volt.
L'altra cosa che non vi posso far vedere sul momento è il compressore, che potrebbe essere sempre di due tipi: o quello a 12 volt sempre inseribile tramite la batteria, collegabile alla batteria del pickup, oppure a 220, e a questo punto o funziona con l'inverter oppure direttamente al gruppo elettrogeno che abbiamo di solito sulla cellula. Io ho l'abitudine di portare un'onda da 1000 watt, è lo stesso gruppo elettrogeno che vi ho fatto vedere in una presentazione. Ecco, voglio dire che tutti questi accessori devono accompagnare naturalmente quelli che sono gli accessori di rito che sono già in dotazione al mezzo, che sono quelli per legge, quindi il triangolo, quelli che sono le luci di riserva, e quindi quelli sono obbligatori. Aver fatto tutta questa dimostrazione di quello che serve e non serve per quanto riguarda gli accessori o gli attrezzi può essere esagerato, diciamo. Come dire, caspita, sembra che vai a affrontare chissà quale avventura col pick-up pur rimanendo magari non tanto lontano da casa. Oppure, come dire, avere la preoccupazione di dire ho la sfortuna che mi succeda qualcosa e di conseguenza devo in qualche modo munirmi di questo, avere un po' questo senso di paura. Ma non è così, perché può essere che nel nostro viaggio, per un piccolo imprevisto, questo vada a rovinarci quello che è il nostro momento, diciamo così, felice, no? Quindi cosa vuol dire questo? Che con la dovuta attrezzatura, con un minimo di capacità e di buona volontà, andiamo a risolvere da soli, oppure possiamo noi dare un aiuto a chi magari in quel momento lì si è trovato in panne, e quindi la soddisfazione di che nulla si interrompe, è tutto risolvibile e poter continuare la nostra vacanza senza tanti problemi. Certamente che la cosa è banale, se io anche no, è una cosa piccola, mi manca quel piccolo attrezzo o quella piccola fascetta o quel piccolo filo da poter risolvere un problema, ma non ce l'ho, anche se è un problema minimo, però devo magari chissà chiamare qualcheduno molto lontano, fare tanta strada per arrivare a un punto di assistenza, quando è una cosa che posso risolvere da solo. Bene amici, io con questo penso di avervi dato un minimo di, diciamo così, di informazione per quanto riguarda cosa tenere nel proprio pick-up. Ci rivediamo nel prossimo video, mi raccomando, vi ringrazio, iscrivetevi al canale, ciao!